Eccomi qui con un nuovo video, sono tornata e oggi sono qui per registrarvi un video molto importante. Perché molto importante? Perché oggi andremo a parlare del mio percorso, di tutto quello che ho dovuto fare, dei corsi, delle scuole che ho frequentato per diventare estetista, quindi per andare a fare il mio lavoro attuale. Decido solo adesso, a distanza di un po' di anni dall'inizio del mio percorso, di fare questo video perché volevo darvi un quadro completo un po' alla fine del percorso e dirvi un po' quello che è stata la mia esperienza. Considerato il fatto che io lavoro da 4 anni e ho frequentato 2 scuole che entrambe sono durate 2 anni ognuna, quindi anche lì 4 anni di studio e già 4 anni di lavoro, quindi un pochettino di esperienza penso di essermela fatta. E oggi voglio andarvi a parlare nello specifico dei corsi che ho frequentato per diventare estetista, in modo da darvi delle informazioni nel caso voleste, come dire, anche voi intraprendere questa strada. Io mi sono qualificata come estetista a ottobre del 2020. Partiamo dal presupposto che il mio percorso è iniziato quando ero minorenne, perché in terza media ero un pochettino in crisi quando dovevo scegliere appunto la scuola da andare a fare. Ho optato per seguire una mia amica, che ai tempi era la mia migliore amica, invece ad oggi non so nemmeno più chi sia, perché non ci frequentiamo più. Questo per farvi capire che in terza media ogni tanto si prendono quelle decisioni un po' così, tanto per, poi non è detto che vada a tutti come è andata a me, però perciò mi sono ritrovata a fare l'istituto tecnico agrario, quindi tutto l'opposto di quello che sono io oggi e quello che è stato il mio percorso in realtà. Gran bella scuola, gran bella esperienza comunque, però devo ammettere che quei 2 anni sono stati molto sofferenti per me, perché sentivo proprio che non era la scuola adatta, la scuola che mi faceva stare bene, quello che avrei voluto fare. Quindi dopo 2 anni scolastici, nemmeno uno ma 2 anni scolastici, decido di cambiare scuola, concordato con i miei genitori che comunque mi stavano vicino e vedevano che non stavo per niente serena. Abbiamo scoperto l'esistenza della scuola di estetica e acconciatura che si poteva svolgere da minorenne. Mi sono avventurata e sono andata a fare questa scuola da sola. Si trova a Cesena, tra l'altro, se siete della zona, e l'ente si chiama Tecne. È proprio un ente che organizza vari tipi di corsi, tra cui estetica e acconciatura, qui nel Forlì Cesena, nella provincia di Forlì Cesena. Questo è un corso, ma in realtà veniva considerato un po' come una scuola, un istituto professionale tradizionale, diciamo, che però appunto trattava il campo estetico e l'acconciatura. Questo già vi può dare un'idea di che persone frequentavano questo corso, ovvero persone che per lo più non avevano voglia di studiare, che la prendevano molto come un'ultima spiaggia, e io invece al contrario ero tutt'altro. Perciò anche lì non sono stati facili quei 2 anni, perché è durato 2 anni. Affrontare quel corso lì non è stato facile, perché comunque c'erano degli elementi molto particolari e quindi tante volte la classe doveva subire delle conseguenze, anche se certe persone come me magari non avevano fatto niente, e quindi non è stato semplice, però ne è valsa la pena sicuramente. Una classe interamente di donne, potevano frequentare anche i ragazzi, ma appunto negli anni scolastici che ho frequentato io non c'erano tantissime donne in una sola classe, non è semplice. Al di là di questa scuola appunto tratta l'estetica e l'acconciatura in modo generale, quindi vi dà un'infarinatura di entrambe le macro categorie, ma ufficialmente non vi fa diventare estetiste o parrucchiere, comunque non vi fa fare un approfondimento. È un percorso secondo me da fare, sì, ci sta, però allo stesso tempo non sarebbe l'unica cosa da fare se vi interessa veramente diventare una delle due. Parliamo un attimino delle materie che vengono trattate in questa scuola. Ci sono le materie classiche, quelle che una qualsiasi scuola superiore farebbe fare, come matematica, italiano, inglese, storia e anche molta geografia. Oltre alle materie classiche ci sono quelle specifiche, le macro categorie estetica e acconciatura. Estetica si suddivide poi in sottocategorie come trattamento viso, mani e piedi e depilazione. Quindi non sono stati trattati i massaggi, i trattamenti corpo e neanche il trucco. Come vi ho detto avrete un'infarinatura, ma poi sono cose che si imparano tantissimo sul campo, quindi direttamente sul lavoro, però anche in una scuola che vi dà la specializzazione sicuramente.
niente. Dopo estetica e acconciatura abbiamo altre materie specifiche come igiene, cosmetologia, anatomia, informatica, gestione degli spazi e layout, un po' di fitocosmesi, diciamo. Quindi queste sono le materie che vengono trattate a grandi linee. Poi in questi 2 anni sono da svolgere 2 stage, quindi 2 per anno, uno di estetica e uno di acconciatura il primo anno, uno di estetica e uno di acconciatura il secondo anno, perciò sono da fare obbligatoriamente. Tutti e 4 durano 1 mese ognuno. I centri estetici in cui andare a fare lo stage li scegliete voi e dopodiché appunto voi andate a fare le vostre 8 ore o 7 e mezza, se non mi ricordo male, di lavoro in un centro estetico o in un salone. A fine di questa scuola che cosa si ottiene? Allora, innanzitutto per concludere i 2 anni si va a svolgere un esame che si suddivide in 2 giorni, in cui il primo giorno viene fatto lo scritto insieme alla pratica, quindi innanzitutto prima si fa una verifica scritta, dopodiché si va in laboratorio e come una lezione normale, classica, si vanno a svolgere tutti i trattamenti già preparati durante l'anno. Quindi magari si inizia facendo vedere un po' della ceretta nelle gambe, poi si fa il trattamento viso e dopodiché magari un po' la manicure, ma una roba veramente molto veloce da fare. E dopodiché il giorno dopo si va a fare l'orale, quindi un colloquio con una commissione che poi vi darà il voto finale sommato anche a tutte le votazioni ricevute durante l'anno. A fine di questi 2 anni si ottiene una qualifica che non è né di estetista e nemmeno di parrucchiera, quindi ufficialmente non siete nessuna delle due, però avete la possibilità di lavorare sia nei centri estetici che nei saloni. Per ricevere la seconda qualifica dovete fare una specializzazione, però in questo caso si riceve una qualifica che si chiama proprio operatrice alle cure estetiche e questa cosa vi dà la possibilità di lavorare comunque, che non è una cosa da poco. Infatti io ho avuto la fortuna di trovare la titolare del centro estetico in cui lavoro attualmente, che cercava una ragazza in sostituzione della sua maternità, quindi solo per 3 mesi in realtà, e sono stata selezionata io, quindi sono andata a fare il colloquio e il 16 e 17 giugno ho svolto gli esami, dopodiché il giorno dopo è iniziato subito a lavorare perché lei cercava appunto una sostituzione subito. Poi ho avuto la fortuna che l'esperienza è andata molto bene, quindi poi si è prolungata la cosa e ormai sono 4 anni che lavoro lì. Mi è andata bene in un certo senso e allo stesso tempo penso anche di essermi fatta valere, di aver fatto vedere un po' le mie conoscenze e sono contenta davvero che sia andata così. Quindi inizio a lavorare subito dopo aver conseguito la qualifica e pochi mesi dopo decido di iniziare la specializzazione, però decido di cambiare ente, quindi non frequenterò più Tecne ma vado a frequentare il Formart, che è una scuola che ha molte sedi in realtà in Emilia Romagna, in particolare qui c'è a Cesena, quindi io sono andata a frequentare quella lì e anche qui ho dovuto frequentare altri 2 anni. La cosa particolare è che ho dovuto frequentare il corso e allo stesso tempo lavorare, quindi facevo metà giornata di qua e metà giornata di là. Questo corso che ho svolto è un corso appunto di specializzazione per diventare estetista. In questo caso io, avendo fatto il corso precedente, avevo una sorta di crediti, quindi ho avuto la possibilità di pagare meno il corso e anche fare meno ore, perché appunto un tot di ore andavano scalate grazie al corso che avevo fatto precedentemente. Invece la maggior parte delle mie compagne di classe iniziavano proprio da zero, quindi è un corso che fondamentalmente si poteva iniziare da maggiorenni senza nessuna base di estetica, quindi io avrei potuto magari fare le superiori e poi iniziare questa scuola, però in questo caso avevo già iniziato, quindi ho solo continuato. Come vi ho detto, questo è un corso a pagamento, costa anche parecchio, di base se non sbaglio 6.000 e qualcosa, e quindi direi molto dispendioso, ma io grazie ai crediti appunto che avevo sono riuscita a pagare 4.000 euro, che comunque sono tanti, però per fortuna ho risparmiato qualcosina. Al contrario dell'altra scuola, qui non abbiamo le materie classiche ma solo quelle specifiche, quindi estetica prima di tutto, e anche qui ci sono le sottocategorie, viene trattata
a 360 gradi. Perciò, partendo dall'epilazione al manicure e pedicure, trattamento corpo e massaggi, trattamento viso e trucco. Quindi queste sono le materie che vengono trattate sia teoricamente che praticamente. Ah, tra l'altro non l'ho detto, l'ho dato per scontato, la pratica viene svolta sulle compagne di classe, quindi non vengono delle modelle da fuori, se ve lo stesse chiedendo. Ci si esercita tra compagne di classe, insomma. Oltre alle materie estetiche ci sono anche delle altre materie estremamente importanti in questo lavoro, come la chimica, l'alimentazione e l'anatomia. Ci sono anche delle altre materie di cui probabilmente non mi ricordo il nome di tutte, però ricordo perfettamente che c'è stato inglese, trattato molto superficialmente, e anche un pochettino il discorso della gestione di un centro estetico, quindi delle cose burocratiche da sapere, i tipi di contratti. Anche in questo caso ci sono degli stage da andare a fare, però sono due in meno, non essendoci l'acconciatura, ne basta uno per anno, e vale lo stesso discorso di prima, ovvero che potete scegliere voi il centro estetico dove andare a farlo. L'unica differenza molto importante è che lo stage non ha un periodo preimpostato, quindi se prima durava un mese e andava da tot data a tot data, in questo caso c'erano un tot di ore complessive minime da andare a svolgere e che potevano essere, come dire, spalmate nel corso di alcuni mesi. Perciò in quel periodo lì non si svolgeva comunque lezione a scuola, però bisognava appunto andare a lavorare 8 ore al giorno. Io in realtà, per quanto riguarda questo corso, non ho dovuto fare gli stage, perché avendo già un lavoro, un contratto in un centro estetico, non c'era bisogno appunto di fare uno stage in un'altra sede, in un altro centro estetico, per cui ho sempre lavorato. Però in quel periodo non si frequentava la lezione, quindi non dovevo andare la mattina a scuola e il pomeriggio a lavorare. Se vi posso dare un consiglio per quanto riguarda gli stage, secondo me dovreste cambiare posto, quindi non fare lo stage sempre nello stesso centro estetico, ma cambiare, vedere più realtà, perché è una cosa che io ho fatto e che mi ha dato la possibilità di vedere modi diversi di lavorare, mi ha dato una marcia in più, secondo me. A meno che quel centro estetico in cui andate a fare lo stage non cerchi una persona che magari poi potrà assumere, in modo che voi vi possiate far conoscere, allora ok, però solo in quel caso lì, se no vi conviene cambiare posto, perché almeno, ripeto, vi dà un'esperienza in più. A fine di questo corso anche qui c'è un esame da fare, un esame un pochettino più importante e strutturato diversamente, e anche qui si divide in due giornate, in cui nella prima si va a fare la pratica, e tra l'altro dura anche parecchio, quindi una dimostrazione di tutte le cose principali trattate durante i due anni, mentre il giorno dopo si va a svolgere sempre un colloquio, un orale, in cui appunto magari la commissione prende su la vostra scheda cliente che avrete compilato il giorno prima e vi fa delle domande dal di lì su tutti e due gli anni, quindi vi può chiedere di tutto, ma bisogna essere comunque molto preparati, a mio parere. Come vi ho detto, questo corso vi dà la specializzazione ufficiale da estetista, quindi voi uscite dal di lì, siete estetisti a tutti gli effetti. Però, c'è un però, se volete aprire un centro estetico questo non vi basterà, perché dovrete fare un ennesimo corso che dura meno, però dura un tot di mesi, anche lì a pagamento e abbastanza dispendioso, in cui poi riceverete l'abilitazione per aprire un centro estetico. Il percorso da estetista, ve lo dico già, è abbastanza lungo, abbastanza faticoso e anche molto costoso, quindi ad oggi posso dire che sono contenta di averlo fatto, è un percorso molto bello, però richiede tanta pazienza e anche comunque una certa somma di denaro. Appunto a ottobre ho concluso il mio percorso, ma mi manca questa abilitazione, perciò non ho del tutto finito. Però siccome non ho in programma, almeno nei prossimi pochi anni, di aprire un centro estetico, per il momento posso aspettare. Anche perché non so se molti di voi lo sanno, ma io voglio diventare truccatrice.
quindi quest'anno ho altri progetti. Detto questo, ragazze, io spero di avervi detto bene o male tutto. Se avete qualche domanda, comunque me la potete fare tranquillamente. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao pizzine!